L'introduzione sarà un breve elenco di fatti che verrà ora tenuto e letto da Aldo Scorrano del gruppo Alza il Pugno Euroruf. Come vi dicevamo, abbiamo avuto modo di collaborare all'organizzazione e alla realizzazione di questi eventi e questo è quello che abbiamo curato più direttamente e in prima persona. Aldo, lascio prima velocemente la parola. Salve a tutti, grazie per l'invito agli organizzatori. Allora, oggi io svolgerò il ruolo di moderatore, quindi non mi dilungherò per non togliere spazio ai relatori. Questo argomento di oggi pomeriggio è il clou del forum, in quanto dopo aver esaminato le problematiche degli enti locali e quelle attinenti all'impostazione europea, dei trattati e dell'Europa che vorremmo, credo che l'argomento che più sta a cuore a coloro che seguono questo forum siano le prospettive riguardanti la moneta unica, la sua sostenibilità, la possibilità di uscirne. Quindi rivolgeremo alcune domande poi agli economisti che interverranno sia in collegamento che personalmente. Per ora lascio la parola al dottore Scorrano dell'associazione Alza il Pugno Eurotruffa e dopo arriveranno gli economisti. Grazie, prego dottor Scorrano. Grazie a lei, buonasera e grazie per essere intervenuti in questo dibattito. Vorrei dire brevemente che alla luce di quello che è emerso nel dibattito pomeridiano di pomeriggio con i sindaci è emerso un quadro abbastanza allarmante della situazione non solo politica ma soprattutto economica della nostra nazione. E in questa breve introduzione io vorrei analizzare i dati macroeconomici che sono emersi ultimamente, raffrontandoli ovviamente tra due che sono in questo momento le nazioni che più in qualche modo dobbiamo avere come punto di riferimento, in particolar modo la nostra nazione, l'Italia e la Germania. Quindi io partirei subito con questa introduzione dicendo che ultimamente l'attenzione verso l'immane tragedia umana che milioni di persone della cosiddetta Eurolandia stanno attraversando non sembra essere un cosiddetto parametro nell'agenda dei nostri governanti. Lo scollegamento che c'è tra i responsabili politici e i cittadini è davvero un divario enorme. Il grido d'allarme che si leva oramai in tutta Europa resta completamente inascoltato, non solo da quella classe politica che dovrebbe in qualche modo rappresentarci, ma anche da parte di tutte quelle organizzazioni, ad esempio i sindacati, che dovrebbero sostenere una cosiddetta lotta dal basso a tutela della classe operaia. Quindi noi adesso andremo ad analizzare questi dati macroeconomici che mettono appunto in risalto qual è lo stato della nostra economia. Allora, se noi adesso andiamo ad analizzare questo grafico, possiamo notare che vi è una situazione davvero insostenibile e preoccupante, soprattutto per quanto riguarda il tasso di disoccupazione generale. Come vediamo, segna il 12,5%. La situazione diventa ancora più grave se si analizza invece il tasso di disoccupazione che abbiamo nel settore giovanile. Dobbiamo fare una precisazione su questo punto, che i disoccupati di oggi, che non hanno un lavoro, non hanno un reddito, non avranno poi la pensione fra 30 o 40 anni ovviamente. Il numero degli occupati, come possiamo vedere, è in netto calo, drastico calo, come vediamo soprattutto a partire dalla crisi del 2007-2008, vi è una tendenza completamente negativa. Se poi andiamo a dare uno sguardo anche all'andamento della produzione italiana, noteremo come la situazione sia abbastanza delineata, con nell'ultimo trimestre un meno 3% e questo ci porta a riflettere su un dato che io vorrei che tutti quanti guardaste con attenzione. Vediamo la prima freccia a sinistra sul grafico. Nel 2001 l'Italia era la prima classe della classe, come possiamo vedere la freccia segna appunto quella curva in alto con un segno marcatamente nero
ed era il paese più produttivo. Oggi nell'eurozona, come potete vedere, la freccia in basso a destra, vi è una totale inversione di tendenza, quindi l'Italia è sprofondata al penultimo posto prima della Spagna e ovviamente la produzione industriale è stata distrutta completamente. Se poi andiamo a vedere l'impatto delle misure di austerità imposte dalla Troica, è stato veramente un disastro, soprattutto sulle famiglie. Come si dice chiaramente dalla seguente slide, che riporta il saldo tra il 2001 e il 2009, degli asset finanziari netti del settore privato, possiamo quindi tranquillamente dire che comunque la si voglia porre la questione, l'Eurozona ha inesorabilmente fallito. Non è riuscita a fornire, cioè, quella che dovrebbe essere la priorità basilare per qualsiasi sistema monetario, ovvero garantire alle persone un reddito sicuro attraverso un lavoro. Ecco, questo è un quadro più generale. Come dicevamo, queste politiche di austerità hanno aggravato la situazione in tutta Europa. Con l'arrivo della crisi, infatti, si è verificato un forte aumento dei tassi di disoccupazione, poi una lieve risalita grazie all'adozione di qualche misura di stimolo fiscale e anche grazie alla crescita che si è verificata negli Stati Uniti, nel Giappone e anche nella Gran Bretagna, che hanno dato stimolo alle esportazioni in Europa. Poi è arrivata l'austerità fiscale e si è registrato un altro aumento della disoccupazione che ancora continua a risalire. Un andamento negativo che segna il totale fallimento dei piani di salvataggio intrapresi attraverso i cosiddetti piani, appunto, volti ai paesi periferici, i quali hanno maggiormente accusato il colpo. Tra questi il primato è sicuramente quello, appunto, dei PIGS, cioè ovvero i paesi costituiti dal Portogallo, dall'Irlanda, l'Italia, la Grecia e la Spagna. Ora, noi vorremmo andare anche ad analizzare da un'altra parte, visto che comunque il raffronto è sempre costante con la virtuosa Germania, quelli che sono i dati macroeconomici che appunto ci vengono da questo paese, che viene appunto menzionato come la locomotiva, insomma, d'Europa. Come possiamo notare da questo grafico, la virtuosa Germania, nazione che continua a dipendere inesorabilmente dall'export, ha delle gravi implicazioni per quanto riguarda la domanda interna. Come ha spiegato anche molto bene il professor Rinaldi, se noi accettiamo di avere una nazione che ha un'esportazione netta, dovrà necessariamente, anche in virtù della moneta unica, agire necessariamente su una deflazione interna dei salari, non avendo più la possibilità di poter svoltare la propria moneta. Il seguente grafico mostra appunto il volume dei surplus commerciali, quindi il profitto record delle imprese tedesche orientate appunto all'export, che continua comunque a crescere, a spese di che cosa? Come abbiamo detto, delle retribuzioni dei consumi interni. Cioè, chi subisce il salato conto di tutto questo è appunto il popolo stesso tedesco. Ora, qui vediamo un dato abbastanza emblematico. Allora, notiamo che ad un certo credito noi sappiamo che corrisponde necessariamente un determinato debito. Ora, alla continua crescita dei surplus commerciali corrisponde dalla Germania un indebitamento di altri paesi che acquistano beni prodotti in Germania, come ad esempio Grecia, Portogallo, Spagna, Italia ed anche Francia, con gravi, enormi difficoltà nel rimborso dei prestiti. Da notare, appunto, che mettete a confronto questi due grafici, che i crediti tedeschi vanno comunque all'estero e sono provenienti dai surplus delle partite correnti, cioè corrispondono ai debiti di altri paesi. Le imprese tedesche, secondo grafico, accrescono la loro competitività con un'ulteriore diffusione del lavoro interinale. La conseguenza è che un numero sempre maggiore di occupati vorrebbero lavorare full time, ma sono di fatto costretti a ripiegare il lavoro a tempo parziale. A questo punto vorrei anche ricordare la famosa riforma Hartz dei mini job. Altro dato interessante, vediamo questo grafico, è che un numero sempre maggiore di persone occupate debba ricorrere ai cosiddetti sussidi pubblici per raggiungere il livello minimo di sussistenza, mentre lo Stato dal 2007 al 2011 ha speso 53 miliardi di euro di sussidi salariali per i datori di lavoro invece di introdurre un salario minimo.
Infine, il seguente grafico mostra come il divario tra le classi sociali sia sempre più ampio. In questo modo lo sviluppo economico sarà sempre più instabile. Per concludere questo raffronto tra i due paesi, appunto l'Italia e la Germania, andiamo a vedere com'era la situazione per quanto riguarda il commercio estero. Chi era il paese dominante? Per rispondere a questa domanda è sufficiente mostrarvi qualche grafico che forse qualcuno di voi ha già visto, che sono stati mostrati dall'economista Stephanie Kelton durante il summit sulla Mare del Manichino tenutosi in febbraio del 2012. Allora, questa è la situazione. Come possiamo vedere, il grafico mostra una situazione del 1997, dove abbiamo l'Italia, l'Irlanda e la Francia che hanno un evidente surplus commerciale. Quindi l'Italia godeva di questo surplus commerciale, mentre, come possiamo notare, la Germania all'epoca era praticamente in deficit. Cosa è accaduto? 2011. Come potete notare, la Germania, che era in chiaro deficit nel 97, adesso ha un evidente surplus commerciale. Ora, è evidente da questo grafico chi ci ha guadagnato, il cui protest, appunto. C'è da fare una riflessione per quanto riguarda il discorso sulla crisi italiana. Avanti? Sì. Perfetto. Allora, molti identificano l'inizio della crisi con il 2008. In realtà la crisi ha origine nel 2007. Si configura come una crisi del capitalismo, essa è innanzitutto una crisi finanziaria e bancaria, che poi si trasforma in crisi reale, però non sono perfettamente distinguibili. Anche se risulta difficoltoso distinguere appunto quale sia la netta, il netto divario che c'è fra queste due tipicità. In tutta questa vicenda il cosiddetto neoliberismo ha avuto un ruolo cruciale, in cui vediamo da una parte l'esaltazione del libero mercato e dall'altra una chiara volontà di ridurre il ruolo dello Stato nella gestione della vita pubblica, salvo quando appunto si tratta di salvare il mercato dalla sua intrinseca instabilità. Esso è caratterizzato il neoliberismo da un crescente indebitamento privato, quello delle famiglie, in cui il cosiddetto consumo a debito gioca un ruolo importante. In tale contesto è bene ricordare, ad esempio, le bolle speculative nel campo immobiliare e finanziario. La crisi che ha colpito l'Europa è una crisi di rimbalzo che investe i nostri paesi, ma nasce come crisi globale tra il 2008 e il 2009. Ciò che ha temporaneamente salvato i nostri paesi sono state le politiche di matrice tipicamente keynesiana. Successivamente al crollo della Grecia, l'effetto domino colpisce anche l'Irlanda, poi il Portogallo, la Spagna e infine l'Italia. Va chiarito un dato che penso che sia abbastanza evidente ed emerso anche oggi nel dibattito odierno, cioè il debito pubblico. Allora, va chiarito che appunto la crisi europea non è una crisi da debito pubblico, è una crisi da debito privato. Infatti basti ricordare che all'inizio della crisi vi erano alcuni paesi come la Spagna, l'Irlanda e anche l'Italia che avevano o un debito pubblico basso o un deficit fratto PIL, il rapporto anch'esso basso o addirittura in calo. Quindi abbiamo detto che è una crisi di debito privato, come ha ammesso anche recentemente la stessa Commissione europea. Allora, due parole sull'Unione europea e poi possiamo anche concludere. L'Unione monetaria europea, di fronte a questa crisi di rimbalzo, non è stata capace di porre rimedio per un importante difetto strutturale. In pratica, a differenza di qualsiasi altro Stato, l'Unione monetaria nasce per morire della convinzione di regole economicamente avulse da qualsiasi realtà e nasce anche nella convinzione che il mercato in sé sia perfetto e autoequilibrante. Ma superato un primo momento iniziale in cui si chiedeva più mercato e meno Stato, nella ulteriore errata convinzione che la crisi fosse dovuta in realtà ad una situazione europea e non perfettamente libera riguardo ai mercati, che cosa è accaduto? Che si è giunti ad un secondo momento in cui chiunque, anche i più ortodossi e bigotti, direi, credenti del libero scambismo, hanno dovuto scontrarsi con la realtà.
una realtà che ha mostrato nella sua essenza il difetto strutturale dell'Unione Monetaria Europea e dei principi fondanti del cosiddetto libero mercato. In un'area che non possiede, difatti, gli strumenti necessari per vivere e superare i problemi quotidiani, le singole nazioni non hanno più potuto utilizzare le cosiddette politiche di gestione della domanda per cercare di fronteggiare la crisi economica. Inoltre, gli stessi Stati non hanno più potuto utilizzare lo strumento del tasso di cambio, okay, per fronteggiare le crisi di competitività. Si noti anche che in un'area monetaria costituita da diverse strutture economiche accumula naturalmente degli squilibri e non hanno speranze di sopravvivere se non prevede all'interno dei sistemi, dei meccanismi di riequilibrio. Inoltre, come ha anche affermato Randall Ready, la crisi europea non è una crisi da squilibri delle bilance e dei pagamenti, ma la crisi ovviamente è un problema legato in particolar modo alla perdita della sovranità monetaria. Infatti, in un'unione monetaria, come sostiene anche Marcello De Cecco, gli squilibri sono una norma, quindi sono abbastanza naturali. E difatti in Europa non esistono quei meccanismi che invece esistono ad esempio negli Stati Uniti. Inoltre manca una banca centrale che si possa chiamare veramente tale, quindi l'area è nata per morire. Molti economisti lo avevano spiegato già all'inizio di questa crisi. E difatti è solo una questione di tempo. Non è un caso che i cosiddetti paesi periferici o PIGS continuino ad accumulare deficit dei vari fondamentali, mentre una sola nazione, appunto la Germania, come abbiamo visto, accumuli troppi avanzi, al punto da dover essere messa sotto inchiesta recentemente dalla stessa Commissione Europea. Le attuali politiche di austerità imposte e messe in atto dai recenti governi, oltre ad essere state controproducenti, hanno causato anche una drammatica riduzione del PIL. Infatti, pressanti vincoli di deficit Maastricht prima e Fiscal Compact successivamente hanno soffocato e soffocano tuttora maggiormente la domanda interna, precludendo de facto ogni possibile ripresa dell'economia e costringendo milioni di persone a soffrire come non mai. Ora, finisco con una carrellata di situazioni che in qualche modo vanno a sintetizzare quella che è l'attuale situazione dal punto di vista economico e anche sociale. Depressione artificiosa dell'economia, soprattutto nei paesi periferici, ridotti alla contrazione monetaria. La BCE non intende intervenire o interviene in maniera errata per risolvere il problema. Unione Europea e Banca Centrale Europea rifiutano una politica fiscale tesa all'aumento dei deficit, che darebbe comunque respiro alla domanda. La lotta all'inflazione, e qui mi collego anche a quanto detto questa mattina, è completamente ingiustificata e illogica in presenza di crisi di domanda. A tutto ciò è imposto, in virtù di trattati sovranazionali antidemocratici mai sottoposti tra l'altro al parere dei cittadini, chiudo, infine da dire che l'impianto europeo si fonda appunto su queste ideologie marcatamente neoliberiste e neoclassiche, come abbiamo visto anche dai recenti governi, soprattutto in Italia, che hanno deliberatamente tutto questo. I dati li ho riportati in precedenza. Ora io concludo per il momento, poi successivamente, magari in fase del dibattito, parleremo più approfonditamente di quali saranno le proposte che noi avanziamo in questa sede. Grazie, ringraziamo il dottor Sparano.